Nicoletta Mazza, stiamo per proiettarci sulla partita contro il Genoa, la seconda in casa in campionato, la prima che si giocherà a Saleri, ma prima di parlare del Genoa è ancora fresca la gara contro l'Arezzo e quanto rammarico c'è perché dobbiamo metterla giù in questa maniera qua per non aver fatto proprio i 3 punti. E un po' di rammarico c'è, anche riguardando la gara, effettivamente spazio per poter fare qualcosa di più c'era. Si può dire sicuramente che con questo atteggiamento e con queste prestazioni ci toglieremo delle soddisfazioni importanti, però le partite che si possono vincere si devono vincere, soprattutto in questa categoria bisogna imparare a portare a casa. La vittoria contro l'AS Roma sembra proprio aver tolto un peso però alla squadra perché si è rivisto il Lumezzane Garibaldino senza paura, che sa quando attaccare, un centrocampo che si buttava sempre dentro con Puglisi, Ghisi a fare da muro e Mauri a illuminare il gioco. Sì, è esattamente così. La vittoria con la Roma sicuramente ci ha dato tanta consapevolezza e nella settimana poi l'abbiamo ritrovata. Dobbiamo continuare su questa linea, con questo entusiasmo e con questa voglia di fare bene. Stiamo studiando la partita e sono convinta che troveremo, il modo per poter batterci con grande forza. Si torna a Saleri, lo dicevamo, sarà la prima stagionale in campionato dopo la parentesi in Coppa Italia, spazi larghi, un po' come era ad Arezzo, e molto meno chiuso rispetto al Rossaghe. Sì, esatto, diciamo che viene subito una partita diversa, nel senso che il Rossaghe è un campetto che ti porta a fare battaglia e ti aiuta un po' anche con le distanze ad arrivare con i tempi sempre giusti. Sicuramente il nostro campo ci consentirà di poter utilizzare altre caratteristiche come sfruttare gli spazi, eccetera. E vedremo anche come fare per riuscire a fermare al meglio, sfruttando appunto questi spazi, come fare per fermare il Genoa. Saranno determinanti gli strappi, degli esterni e soprattutto di Sule. Esatto, sì, ci aspettiamo sicuramente un'altra grande partita da parte di Sule e anche dei nostri esterni. Abbiamo ancora anche altre cartucce che magari in queste partite non si è riusciti a sfruttare al massimo. Per caratteristiche, però so che c'è ancora qualcuno che non è entrato nel vivo del gioco che potrà essere una sorpresa. Genoa, squadra costruita per andare a lottare, per la promozione diretta in Serie A, al momento 6 punti, l'inciampo contro la Freedom, un'altra squadra che battaglia per le primissime posizioni, si poteva essere a pari punti in classifica se si fossero ottenuti 3 punti ad Arezzo, che partita sarà? Sì, noi dobbiamo partire umili, perché sappiamo che potremmo essere a pari punti sicuramente, ma dobbiamo continuare ad essere la squadra operaia che siamo, lavorare tanto, e rispettare tutti e essere consapevoli che siamo una neopromossa e che dobbiamo ancora tenere la testa bassa. C'è ancora tempo per capire di che pasta siamo fatte, però sicuramente se riusciamo a continuare così, davvero ci toglieremo delle soddisfazioni e daremo fastidio a molti. Grazie. Grazie.